Chi comanda, davvero, in TV, da Beppe Caschetto a Lucio Presta, da Silvio Capecchi a Marangoni Spettacoli, ecco chi sono le eminenze grigie del piccolo schermo, gli uomini e le donne che gestiscono i volti più noti, i contratti più pesanti e indirizzano conduzioni e ospitate. Domenica, 11 marzo 1984. Su Rai 1 i baffoni di Federico Fazzuoli accompagnano i telespettatori di Linea Verde fino al TG, poi il testimone passa alla Domenica in di Pippo Baudo. In serata, la prima puntata della Piovra, successo planetario della TV pubblica. Su Mediaset si va ancora di telefilm, Serpico, Lou Grant, Dall'Asse, alle 20:30, alla conquista del West. A 33 anni da una domenica che abbiamo scelto a caso, a parte la permanenza di Linea Verde e Domenica in, la TV è un'altra cosa. Talk, reality, fiction, game show, ogni programma è un format che può essere venduto, acquistato oltre confine. Allo stesso modo le star televisive, levatrici di ascolti, non sono più legate a vita a un emittente. Esattamente come i calciatori, hanno un mercato, un target, un prezzo. E, soprattutto, un agente. Nello schema qui a fianco abbiamo provato a visualizzare la presenza dei personaggi TV principali in ogni palinsesto, agente per agente, attingendo ai loro siti, dove gli artisti vengono esposti come in un catalogo. L'occhio rileva immediatamente la prevalenza tra le agenzie di spettacolo di ITC 2000, la società che il modenese Beppe Caschetto controlla al 70, il cui fatturato nel 2016 è aumentato del 40 sull'anno precedente, per un importo di 5 milioni e mezzo e un utile di 625 mila euro. Caschetto gestisce anche produzioni cinematografiche con i Back Movie e teatrali. Il suo competitor più diretto è Lucio Presta, cosentino, compagno della conduttrice Paola Perego, titolare del 60 dell'Arcobaleno 3, azienda di famiglia, vista la presenza tra i soci di Perego e dei figli. Circa 10 milioni ricavati del 2016, rispetto ai 3 dell'anno precedente, e utile di 600 mila euro. Fiore o l'occhiello, Roberto Benigni, per cui Presta ha prodotto gli show su Rai 1. Così come ha fatto con Paolo Bonolis, altra star indiscussa. Per l'esclusiva biennale di Antonella Clerici a Rai 1, fino al 2018, Presta ha strappato un compenso di 3 milioni lordi. Si è guadagnato ormai un'ampia ribalta anche Silvio Capecchi, pistoiese, titolare del 62 di Vegastar. Figlio di Fernando che iniziò come manager discografico di Zucchero e Ramazzotti, per poi scoprire Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti. Quest'ultimo è il cavallo di razza della sua scuderia che più di recente ha visto l'arrivo della conduttrice Francesca Fialdini. Nel 2016 ricavi per 473.000 euro meno 2,4, e una perdita limitata a 18.000 euro. Nata 30 anni fa con personaggi come Patrizio Roversi, Siusi Bladi, i gemelli Ruggeri, Sosia e Pistoia ha avuto nel suo portafoglio anche Fabio Fazio e Enzo Iannacci. Oggi annovera Benedetta Parodi, Camila Raznovic, Carlo Cracco, Antonino Canvacciuolo. Diretta da Carlo Gavaudan e Luisa Pistoia, si è data anche Ole Editoria.
nel 2016 presenta ricavi per 1.667.000 euro e un utile di 142.000. L'agenzia Notore ha subito da qualche giorno la perdita del suo manager fondatore, Franchino Tuzio, che aveva iniziato a fianco di Fiorello all'epoca di Radio Day AI e del Karaoke, per poi collaborare con Lele Mora. Circa 20 anni fa aveva fondato a Milano la sua agenzia, che oggi segue Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessandro Cattelan e Nicola Savino. Ricavi nel 2016 per 901.000 euro e utile di 290.000. Manager di Grillo, Gene Gnocchi e Piero Chiambretti, è invece la Marangoni Spettacolo, nata 15 anni fa dall'idea di Cencio Marangoni e oggi gestita dai figli Aldo e Angela. Fu Cencio a scoprire Grillo e portarlo a un provino da Baudo. Nel 2016 l'agenzia ha sviluppato ricavi per più di 1 milione di euro e un utile di 36.000. Originale è l'idea dell'agenzia Visverbi, fondata nel 2011 da Camilla Buzzi, che ha puntato le sue carte sul giornalismo e le sue star, spesso ospiti in televisione, quando non protagonisti di programmi. Le due socie principali oggi sono Valentina Fontana e Barbara Castorina, già collaboratrice di Caschetto. Nel portafoglio ci sono anche Andrea Scanzi, Giuseppe Cruciani e Maurizio Belpietro. Ricavi per 327.000 euro nel 2016, utile per 4.800. Ad aprile Visverbi si è fatta notare per aver contribuito all'organizzazione dell'evento di Ivrea di Davide Casaleggio in memoria di suo padre, che ha avuto tra i conduttori Gianluigi Nuzzi, marito di Fontana. Sono proprio loro, gli agenti, a fare oggi la differenza in TV. La trattativa, conclusasi con un compenso complessivo di circa 9 milioni per 4 anni, che ha visto Fabio Fazio approdare su Rai 1, gestita da Beppe Caschetto, non ha niente da invidiare a quella del procuratore Jorge Mendes per Cristiano Ronaldo. È l'agente TV che piazza un personaggio spesso si garantisce, a ricasco, contratti per altri suoi artisti nello stesso show o in altri, moltiplicando gli incassi. Le ospitate non sono più verticali, ogni personaggio va solo nei programmi della propria rete, ma trasversali, in base alle scuderie di appartenenza, così crescono popolarità e valore. Ma il salto di qualità vero è quello che ha consentito agli agenti di produrre il programma dei propri artisti, come Nemica Amatissima, lo show prodotto da Lucio Presta, manager di Lorella Cuccarini, protagonista del programma insieme con Heather Parisi. È un po' come se Jorge Mendes si mettesse a fare il patron del Real Madrid. Se invece fosse Cristiano Ronaldo a avere la stessa pretesa, ecco che si configurerebbe il caso Fazio che ha ottenuto un compenso come autore, conduttore di Che Tempo Che Fa e uno per la produzione del programma, affidato a una società, L'Officina, appositamente costituita con Magnolia in quote paritarie. Dietro questa OPA degli agenti sulla TV ci è in alcuni casi la carenza di risorse sufficienti per produrre da parte delle reti. In altri casi, la mancanza di idee, che ha già imposto lo strapotere delle società di produzione come Endemol, Magnolia, Vanilla e Zodiac, Fremantle Media, Ballandi capaci di far girare i loro format. La scalata è finita nel mirino della commissione di vigilanza Rai, dove il segretario Michele Ansaldi, è riuscito a far approvare una risoluzione che impegna, tra l'altro,
l'emittente pubblica a adottare entro 90 giorni procedure idonee a evitare che gli agenti o i loro artisti producano le loro stesse trasmissioni, a escludere che in uno stesso programma possano essere contrattualizzati più di 3 artisti dello stesso agente. La presidente della RAI, Monica Maggioni, in audizione mercoledì scorso presso la stessa commissione, ha risposto che, in mancanza di una legge che sarebbe auspicabile, la RAI cercherà un punto di equilibrio tra la necessità di tenere in considerazione la risoluzione e quella di non consegnarsi ad un autofallimento. Il termine per adempiere all'obbligo scade il giorno di Natale. Auguri.